Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro due semplicissimi DIY per la festa della mamma. Mi piace realizzare delle cose personali in modo che appunto le vostre mamme abbiano qualcosa fatto con le vostre manine. Per questi DIY le cose che vi serviranno sono veramente veramente poche, così vi faccio vedere che con poco impegno potrete avere dei risultati ottimi. Certo, non sono precisi e non sono perfetti, ma preferisco avere qualcosa di mio fatto con le mie mani e che viene dal cuore piuttosto che avere qualcosa di perfetto. Per il primo DIY quello che vi servirà è un vasetto. Potete prendere qualsiasi vasetto voi abbiate a casa, di omogenizzato, di marmellata, qualsiasi insomma volete. Io avevo questo qui che l'avevo preso tempo fa in un negozietto qui vicino e ne ho approfittato anche per provare l'aggeggino che mi hanno mandato da BB Craft per stampare e incidere sul metallo. Questo attrezzo diciamo che è più utile su spessori di metallo sottili, perché quando vado già a provare ad incidere dei ciondolini di metallo già non va bene perché non incide bel nulla, però diciamo sugli spessori piccoli come può essere questo tappo va benissimo. Certo, il risultato mio non è stato dei migliori perché era la prima volta che la provavo, in effetti le lettere sono un pochino storte, però capitemi, ho voluto provare insieme a voi questo attrezzo in questo video. Una volta che ho appunto inciso, ho passato poi un pennarello nero, potete passare anche delle tempere, e ho tolto l'eccesso con un fazzoletto semplicissimo. Una volta che ho finito, ho decorato il tutto con un semplice nastro colorato e dentro alla boccetta potete mettere dei sali colorati, dei sali da bagno, tutto quello che magari può piacere alla vostra mamma. È un contenitore carino in cui potete mettere quello che volete. Il secondo DIY invece è ancora più semplice e anche in questo caso ho voluto provare la colla, la Mod Sponge, che ho comprato da Amazon. Era da tantissimo tempo che volevo provarla, però non trovavo mai il tempo e l'occasione giusta. E niente, ho preso una scatolina di legno che era un semplice portagioie piccolino e sono andata a stampare un semplice disegno da internet, però ricordatevi che una volta che dovete stampare una frase che poi volete trasferire sul legno, stampatela al contrario perché la frase appunto deve essere a specchio. Se invece dovete trasferire un'immagine semplicissima senza le scritte, va bene anche stamparla dritta così com'è. Ho ritagliato e ci ho passato sopra con un semplice pennello la Mod Sponge, che è tipo una colla vinilica, diciamo però con migliori caratteristiche. E una volta che poi ho passato la colla sulla carta, capovolgo la carta sul pezzo di legno che mi interessa. Premo bene e elimino, cerco di eliminare tutte quante le bolle e faccio asciugare per 24 ore. Una volta che è asciugato, con un panno, una spugna bagnata, passo sopra alla carta e mano a mano vedrete che la carta andrà via e rimarrà solamente appunto la vostra immagine incisa sul legno. E la cosa importante è che stampiate con una stampante laser. Approfitto di questo video anche per dirvi che praticamente il sito BB Craft, che mi ha inviato questi attrezzi magnifici, sta facendo tantissimi sconti in questo periodo, e quindi se volete vi lascio giù nell'info box i link per usufruire degli sconti e vi lascio anche il sito BB Craft. Mi raccomando, andateci a cliccare su, così sono tanto contenti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, le mie idee semplicissime vi abbiano reso un po' più felice la festa della mamma. Io vi auguro veramente tanta felicità con le vostre mamme, auguri a tutte quante le mamme del mondo, vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!